Siamo rimasti un po' sconcertati dalla notizia dell'inibizione PGC, volevamo un suo breve commento. Ma sono rimasto più sconcertato io. Il mio commento è questo. Penso di essere l'unico presidente, o forse uno dei pochi, ma forse l'unico, che non ha mai fatto da 25 anni nel calcio una sopravvenienza a fasulla. Ecco Presidente, perché sono stato condannato. tra l'altro Una sopravvenienza a fasulla, no? E è una sopravvenienza che ha fatto, tra l'altro, da una presidente a giugno, quando io non avevo ancora arrivato il palermo, sono subentrato il 1° di agosto, il 1° di settembre. appunto, si parla di un reato amministrativo non ascrivibile alla sua gestione, cioè la cosa clamorosa è questa, no? Che dalla gestione sensi sicuramente. Vabbè, ma questa è la nostra giustizia sportiva. Tenete presente che a Roma odiano Palermo, odiano i palermitani e odiano quello che sto facendo. Presidente, vede quindi una volontà di colpire artatamente il Palermo Calcio che forse Sì, comincia anche a ma trovare. è una cosa avvilente, però è una cosa avvilente per quelli che hanno fatto questo, insomma, tra le altre cose una cosa del 2002 che poteva essere prescritta. Tenga presente che tutti quelli che hanno fatto le sopravvenienze vere e passive hanno pagato un obolo, no? Sono stati condannati, hanno pagato, come si dice, hanno pagato 100.000, 200.000, 300.000, Quindi no? Hai capito? anche in questo caso due pesi e due misure, si confermano un po' le controversie del sistema calcistico italiano. Ma noi abbiamo, purtroppo, abbiamo una procura federale che è inaudita ai danni del calcio, no? Questa è una sentenza inaudita. Perché se qualcuno ha fatto un reato sportivo e la procura va a perseguire reati sportivi, non è stato certo Zamparini, è stato quello che ha fatto la sopravvivenza di Brienza, cioè il presidente D'Antona e il gestore Sensi, punto. Presidente, la... Zamparini ha solo approvato l'anno dopo il bilancio che per contratto con Sensi si era obbligato ad approvare. Certo, Presidente, lei è stato sempre ed è comunque un esempio di grande rettitudine e trasparenza. I tifosi del Palermo la amano soprattutto per questo. Possiamo, Ma vede che il palazzo mi colpisce per quello. rassicurare i tifosi del Palermo? Cioè, il Palermo non rischia comunque nulla. No, cosa rischia Palermo? Questa è una porcheria che hanno fatto nei confronti di Zamparini Maurizio. Questa è una porcheria che hanno fatto nei confronti del personaggio Zamparini Maurizio, che per loro è scomodo, perché gli dice sempre le verità, punto. Presidente, ha in mente delle azioni per tutelare la sua immagine, la Ma sua persona? io adesso sicuramente con i miei avvocati penso di rivolgermi alla giustizia ordinaria per chiedere i danni del danno di immagine a loro con queste cose. Perfetto, Presidente, sicuramente non è stato un bellissimo regalo. L'ultima cosa, magari per consolarsi si Ma aspetta... questo, ragazzi, questo è il nostro paese purtroppo. Finché voi giovani non vi ribellate, questo purtroppo è il nostro paese. Ti aspetta il regalo Maccarone oggi da Sabatini per consolarsi magari un po'. Ma sì, adesso vediamo. Ok, la saluto, Grazie, arrivederci. arrivederci.